Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con te di quanto si guadagna su Airbnb e quanto io ho guadagnato ad agosto 2020. Resta con me. Se segui il mio canale, sai già che sono patito anche di subaffitti di Airbnb e che ho fatto un video a riguardo un paio di mesi fa. Te lo lascio con il link in descrizione così puoi dare un'occhiata, dove spiego i vari modi in cui si può guadagnare su Airbnb. Ma oggi voglio parlare con te sui potenziali guadagni che ci possono essere su Airbnb e quanto io ho guadagnato ad agosto 2020. Prima di tutto vorrei fare una precisione che non c'è una cifra esatta, perché è molto variabile, dipende da molti fattori, come ad esempio la stagione, la località, il tipo di casa che affitti o il tipo di struttura che affitti, le spese che hai, la capienza della casa, quante persone puoi far entrare e tanti altri fattori che possono cambiare drasticamente i potenziali guadagni. Passiamo un attimo a fare un resoconto di quanto sia possibile guadagnare. C'è una sostanziale differenza anche se tu sei in subaffitto, quindi hai preso un appartamento, lo stai subaffittando, lo stai mettendo su Airbnb, o se sei padrone di casa, che ovviamente è la posizione ideale perché non hai la spesa di affitto mensile, ma questo non vuol dire che ti devi limitare, perché anche con il subaffitto si possono fare ottimi affari, soprattutto nelle località di mare o montagna, quindi in estate o in inverno, o nelle città potenzialmente turistiche come Londra, Roma, Milano, queste grandi città. Quest'anno è stato un anno molto particolare comunque per il turismo e per gli affitti, perché siamo venuti dalla quarantena, il turismo è quasi inesistente, c'è molto più turismo locale, ma teoria mi aspettavo di peggio quest'anno per gli affitti. Poi c'è anche a dire che non ho affittato tutto giugno, non ho affittato tutto luglio, solo un paio di giorni a fine luglio, perché ovviamente eravamo ancora a giugno in quella situazione e luglio è stato un po' più particolare, perché ovviamente per affittare a luglio le prenotazioni devono arrivare almeno a giugno, è difficile fare il last minute o fondamentalmente prima, ad esempio agosto, metà ce l'avevo già pieno da gennaio. Chi si prenota le vacanze solitamente lo fa con un bel po' di anticipo. Da premettere che io su Airbnb sono in una località vicino a mare, in Sicilia, una località molto turistica. Andiamo a vedere un attimo quanto ho guadagnato. Io ad agosto, includo un paio di giorni di luglio per fare un mese unico, ho preso di affitti esattamente 3.993 euro nel mese di agosto più un paio di giorni di luglio. Ma voglio analizzare un attimo con te anche le spese che ci sono, perché ovviamente 3.993 euro non sono tutti netti, ma ci sono delle spese da affrontare come ogni attività. La prima spesa, che è anche la più importante, o meglio dire la più pesante, sono le tasse. In questo caso si va a pagare con la cedolare secca il 21% della cifra incassata durante l'anno con gli affitti brevi. Questo 21%, 3.993 euro, è 838 euro. Quindi 838 euro li andiamo a pagare di tasse. Poi ci sono le pulizie. Io ho fatto 6 affitti, considerando 25 euro a pulizia fanno altri 125 euro. Siamo 838 e 125 euro. Andiamo a inserire le utenze, perché ovviamente chi entra in casa va a consumare la luce, va a consumare l'acqua. Queste utenze vanno, le calcoliamo approssimativamente basandomi sulle bollette degli anni scorsi a 80 euro per il mese di agosto. Poi ovviamente ci sono altre piccole spese, ma ammortizziamo a una cifra che va a 100 euro. Più o meno, se dovessi considerare solo agosto, quello che mi costa il totale di tutti questi utensili, di tutte queste cose accessorie, se vado a considerare solo agosto, dovrebbe valere più o meno 100 euro. Quindi abbiamo 838, 125, 80 e 120 euro. Scusate, 100 euro l'ultima voce, non 120. Andando a fare la sottrazione da totale di tutto questo,
abbiamo una cifra di 2.850 euro netti. Ovviamente poi ci sono altre cose che vanno a incidere nell'usura della casa, eventuali guasti, sono rarità, ma dobbiamo anche considerare che possono capitare dei guasti o possono capitare dei danni alla casa, quindi andiamo a ammortizzare questa cifra solo per il mese di agosto da altri 50 euro, quindi netti avremo 2.800 euro. Ecco quanto ho guadagnato ad agosto dagli affitti su Airbnb, 2.800 euro netti. Non è male come cifra, ma ci sono zone in cui puoi fare molto di più, sono case in cui puoi fare molto di più, in guadagno è molto variabile. Se hai una villa per 20 persone ne puoi fare 15.000 in un mese. Ovviamente tutto è bilanciato e tutto è variabile. Però ho fatto questo video per condividere la mia esperienza e magari qualcuno che si vuole approcciare su Airbnb, che ha un appartamento spitto o ha un'occasione di subaffitto o semplicemente vuole iniziare questo tipo di business, ha un'idea di quello che si possono fare. Considerando invece una casa normale in centro città, le cifre che si possono fare mediamente dagli affitti brevi con i turisti, parliamo di case vicino comunque al centro, si va dai 1.200 fino ai 2.000 euro a mese tutto l'anno, tranne nei mesi più morti che sono quelli invernali, in cui probabilmente scenderai sotto i 1.000 o sotto i 700 addirittura, fai il recupero delle spese. Questo è quello che più o meno si può guadagnare. Ci sono molti modi per avere le case in affitto e subaffittare. Un consiglio che ti posso dare se vuoi cominciare, perché nelle grandi città, nel centro delle città è difficile trovare subaffitti oggi, perché ormai il mercato si sta saturando e i proprietari di casa preferiscono affittarsi per conto proprio su Airbnb, visto che è diventato più famoso. Ma ci sono ancora dei mercati oggi dove fare subaffitto è molto conveniente ed è possibile. Ci sono località di mare o montagna dove ci sono delle case dove non vuole abitare nessuno, perché sono villaggi vicino al mare che, togliendo luglio, giugno, agosto e settembre, poi non c'è più nessuno. In quelle case non ci vuole abitare nessuno. O anche la stessa cosa vale in montagna. Quindi quello che puoi fare è trovare case del genere da affittare in base alla parte d'Italia dove vivi, per esempio qui in Sicilia, in località vicino al mare, vicino alla montagna, si possono trovare case del genere a 300 euro al mese, a 350 euro al mese, addirittura in alcune località a 280 euro. È vero, non ci va nessuno, durante l'anno ce la resti vuota, però ci sono quei due mesi, tre mesi di estate o di inverno in cui c'è tantissima richiesta. Come vedi, puoi fare anche 3.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, se tu riesci a tirare su anche solo 6.000 euro durante l'estate e paghi 300 euro di affitto al mese, avresti comunque un rientro di circa 2.500 euro. Anche se ne facessi 2.000, comunque sei in positivo. Tu mi dirai, sì, ma devo affittare la casa tutto l'anno per farci 2.000 euro? Sì, ha senso, perché? Primo, durante l'anno potresti magari avere qualche richiesta, potresti magari farti furbo, farla come sala eventi o fare un servizio di catering, occuparla e farci altro, in base ovviamente anche al tipo di casa. Poi avresti sempre una casa libera, la potresti usare, ti può servire, e non solo. Comunque lavoreresti due mesi l'anno, luglio, agosto, giugno, tre mesi l'anno, in cui avresti un positivo di 2.000-3.000 euro, stiamo parlando quindi un rientro dell'investimento del 100% se hai un affitto a 300 euro in queste località sconosciute. Quindi a convenienza. Puoi lavorare anche, diciamo, abbastanza semplice, perché ovviamente gli affitti per una settimana, per 5 giorni, per 3 giorni, non devi lavorare tutti i giorni, e semplicemente prendi una signora delle pulizie, ti sistema la casa, tu dai le chiavi, le prendi, quindi oltre all'ordinaria manutenzione e le pulizie non c'è molto da fare, e comunque in quei due mesi l'anno stai guadagnando 2-3.000 euro l'anno. Poi ovviamente possiamo parlare anche di cifre molto più alte, dipende anche la zona dove ti trovi, le occasioni di affitto che trovi, perché il lavoro del subaffitto e il lavoro delle vacanze brevi è molto molto redditizio, e lo sarà ancora di più passata questa emergenza Covid, in questo periodo prima o poi il turismo si riprenderà.
Anzi, questo può essere un buon momento per investire nei B&B, nelle case vacanza e nelle strutture turistiche, perché i prezzi sono a terra delle case, soprattutto delle case vacanza che puoi acquistare o affittare, perché ovviamente i turisti sono pochissimi, quindi puoi investire. Ovviamente si tratta di un investimento abbastanza rischioso, perché non sappiamo come andrà quest'inverno o l'anno prossimo, ma puoi anche pensarci. Bene ragazzi, spero che la mia esperienza e i miei video vi siano stati utili. Se avete domande non esitate a contattarmi sia qui nei commenti sia su Instagram o su Facebook. Ricordati di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato sulla mia vita, sulla mia finanza personale e sui miei consigli nel dropshipping, nell'e-commerce. Grazie di avermi seguito fino a qua, ciao e buona giornata.